Sono in corso ad Alcamo interventi di realizzazione di percorsi pedonali protetti in alcuni punti strategici della città, come spiega il sindaco Domenico Surdi. Si tratta di interventi finanziati all'interno di un progetto volto a promuovere la mobilità sostenibile e grazie al quale abbiamo anche previsto, continua il sindaco, incentivi per l'acquisto di bici e realizzato il pedibus. Qui ci troviamo proprio all'ingresso dell'Istituto Comprensivo Nino Navarra. Eccoci dunque ad osservare più da vicino questo cantiere di lavori per la realizzazione di un percorso pedonale protetto, qui dove inizia la via John Fitzgerald Kennedy, per chi proviene dalla rotonda di Piazza Vittime di Nassiriya, sullo sfondo anche l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Girolamo Caruso. Allora, come possiamo notare, si stanno appunto completando questi interventi che consistono nella collocazione di questi che solitamente chiamiamo anche dei rallentatori di velocità abbinati a delle strisce pedonali rialzate rispetto al piano di carreggiata. Tra l'altro si registrano alcune polemiche in questi giorni, polemiche che circolano mediante commenti e foto pubblicate su Facebook relativamente al fatto che qui dove si sta appunto realizzando questo percorso pedonale protetto, in corrispondenza di un preesistente scivolo che riguarda appunto l'abbattimento di barriere architettoniche in favore del passaggio di persone diversamente abili, sia presente questo palo segnaletico che a detta di alcuni ostruirebbe il passaggio dei diversamente abili stessi. Effettivamente qui potrebbe essere spostato di qualche metro questo palo segnaletico ed evitare dunque di alimentare ulteriori polemiche che effettivamente sono, possiamo dirlo, anche comprensibili perché la presenza di questo palo proprio qui dove è necessario consentire ai diversamente abili di transitare è quantomeno discutibile. Vediamo anche le vecchie strisce pedonali, quelle che fino a poche ore fa si trovavano proprio qui sulla carreggiata di questo tratto tra via Kennedy e Piazza Vittime di Nassiriya, e qui questi altri elementi che compongono il nuovo percorso pedonale protetto, lavori ancora in corso come vediamo, mentre qui vediamo anche i dettagli progettuali inerenti a questo tipo di intervento che rientra nel programma sperimentale nazionale per la mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. Quindi fornitura e collocazione di 8 attraversamenti pedonali per il potenziamento dei percorsi protetti, pedone sicuro, in attuazione del progetto Muoviti bene che ti premi. E a proposito di sicurezza stradale, nel frattempo, nel tardo pomeriggio di oggi, in piazza Pittore Renda, in corrispondenza delle strisce pedonali che vedete proprio alle mie spalle, si è verificata una situazione per la quale si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. Un'anziana signora, non è chiaro se sia stata investita o se sia caduta a terra al sopraggiungere di un'autovettura. È dunque da chiarire se effettivamente sia stata investita da questa autovettura o se invece sia caduta a terra già prima del sopraggiungere del veicolo. Fatto sta che le sue condizioni intanto sono
al vaglio dei medici all'ospedale San Vito e Santo Spirito, dove è stata condotta per i dovuti accertamenti mediante l'ambulanza. Situazione dunque tutta da chiarire, ma che comunque fa riflettere su quanto sia importante mantenere la massima prudenza da parte di tutti, e anche il fatto che qui, percorrendo questa strada che vedete alle mie spalle, gli automobilisti abbagliati dal sole, perché qui siamo proprio all'orario del tramonto, gli automobilisti possano rischiare di accorgersi soltanto all'ultimo momento del passaggio di pedoni e quindi si possa incorrere in gravi, gravi incidenti.